Amici sportivi, ben trovati. Appuntamento classico con Tennis Review che per questa settimana sarà esclusivamente dedicato al riepilogo di quanto avvenuto nella Final Four dedicata alle ragazze Under 12, Final Four per l'assegnazione dello scudetto campano di categoria che hanno avuto svolgimento sui campi in terra battuta dello Sporting Club Briano alle porte di Caserta. E a vincere è stata proprio la compagine di casa guidata dal capitano Marco Faggiano, quindi vittoria a Briano in finale sull'Academies Tennis and Paddle di Giugliano, terzo posto per le ragazze del Tennis Junior 24, al quarto le bravissime portacolori dell'Accademia Tennis Napoli. Io mi fermo qui perché è giusto lasciare la parola al campo con il racconto delle emozioni di tre giorni bellissimi e poi spazio alle voci dei protagonisti. Vediamo. Con Masoni Francesca e Camilla Mele. Brave, vai. Complimenti, anche loro andranno alle Final Four del Macro Arena. Allora, finisce qui la giornata, in realtà finisce qui la tre giorni, in casa dello Sporting Club Briano a vincere è la formazione dello Sporting Club Briano con l'ottima Francesca e l'ottima Camilla. Incominciamo da Francesca che ha vinto il primo singolare in battuta, tre giorni bellissimi, no? Sì, molto comunque. Il primo giorno abbiamo giocato contro l'Accademia Tennis Napoli, io ho giocato contro Joy Spinelli e ho vinto 6-2-6-0. Poi la seconda giornata abbiamo giocato contro il Tennis Euro 24 e ho vinto 6-2-7-5 da 5-0 sotto contro Puricelli Guerra Mia. E stamattina abbiamo giocato contro l'Academies di Giugliano e ho vinto contro Angela Goia 6-1-6-1. Non era scontato visto che nei precedenti c'erano state anche partite molto equilibrate. Sì, l'ultima volta che ci avevo giocato avevo vinto al tiebreak 18. Emozioni, sensazioni, sei felice? Sì, molto, fortissime emozioni perché comunque non me l'aspettavo dato che lei aveva già perso il primo, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Cioè, ti stavi preparando per il doppio? Abbastanza, un pochino. Grande fiducia nella compagna. Sì, diciamo che vedendo da come si stava procedendo la partita non pensavo ce la facesse. Ottimo, Francesca Masoni, complimenti. Camilla, che cosa è successo? Un primo set molto difficile, sofferto contro un'avversaria bravissima, Anita della Volpe, e poi sotto 6-2, 1-0 la partita è svoltata. Per fortuna ci sono anche gli episodi, ma raccontami tu. Allora, nel primo set non ero ancora ben entrata in partita e sbagliavo molto facilmente, appena chiudevo la palla andava 10 metri fuori. Poi appena iniziato il secondo, grazie a Marco mi ha dato un po' di fiducia e quindi sono riuscita ad andare avanti e il secondo l'ho vinto 6-3 e poi al tie break. Allora là all'inizio sono andata proprio in ansia che non volevo giocare perché da un sacco di tempo che non vinco un tie break sempre per l'ansia, solo che poi ce l'ho. Scusa, come ti ha convinto il capitano a giocarlo il super tie break? Dicendo che era possibile, ce la potevo fare, perché non era una partita ingiocabile, anche se lei gioca molto bene.
da 1 a 10 come i punti del Super Tie Break, quanto sei felice? Infinito. La dedica, a parte il capitano, avete una dedica particolare, speciale, Francesco? I miei genitori e la mia famiglia, perché comunque tutti i tornei che faccio durante l'anno sono sempre grazie a loro che mi portano in giro, pagano in generale. Camilla? Vabbè, a mia mamma e mio padre e anche a mia sorella, pure se non mi ha seguito, però... e ai nonni, tutti. Complimenti. Grazie. Grazie. Eccoci qui con Angela e Anita. L'immediato post partita, un secondo posto che comunque è soddisfacente, ma soprattutto tre giorni molto belli, molto intensi. Incomincio da te, Angela. Lo so, avresti voluto giocare meglio questa finale, però capita. Sì, ho giocato un po' male, però è stata una bella esperienza arrivare nelle Final Four e sono contenta comunque di arrivare al secondo posto. Raccontami un po' di più di questi tre giorni, anche del lavoro che fai quotidianamente a Giuliano con i tuoi maestri, con i tuoi genitori che fanno tanti sacrifici per accompagnarti, e dimmi anche cos'è il tennis per te. Ci vogliono sacrifici per farlo, dalla mattina alle 9 fino alle 4. E faccio match, allenamento col cesto e varie altre cose. Bene, allora se ti chiedessi cosa vorresti o cosa devi migliorare, anche alla luce della partita che hai giocato oggi? Questa partita non ho lottato, quindi vorrei migliorare anche questo, e anche servizio e rovescio. Un po' tutto, ma hai un sogno? Cosa chiedi al tuo tennis? Cosa vuoi dal tennis? Diventare una grande giocatrice e una campionessa. Chi è il tuo idolo? Femminile, idolo è Swiatek, Iga Swiatek. La numero uno del mondo, e io ti auguro di diventare come lei. E passiamo a lei, che è un po' la preferita di tutti quanti noi, no? In che senso? In che senso che sei straordinariamente intelligente, furbissima, sveglia, e oggi sei andata tanto così dal vincere la tua partita e portare la squadra al doppio. Sei contenta o no? Sono contenta, anche se il secondo set sarei voluta entrare in partita e vincerlo senza andare al tie-break finale. Allora, ricordiamo, eri 6-2-1-0. Ero 6-2-1-0 e sono andata, eravamo 2-0 al secondo, 2-1, al 3-1, ho recuperato tre pari, poi gli ho regalato altri punti facendo andare serie. E poi al Super Tie Break che cosa è successo? Perché al Super Tie Break hai fatto tutti gli errori che non avevi fatto nei primi due set. Ho giocato come non avrei giocato, perché io gli ho dato più vantaggio e gli ho giocato facile in modo che lei attaccasse e mi facesse punto. Però alla fine il sorriso lo hai recuperato, ora comincerai di nuovo a girare, a correre tra i campi per andare a chiedere le informazioni sui risultati o no? Delle altre? Sì. Mi troverai sempre sulla tua strada. Ma come? Che ti ha detto il maestro? Adesso ha detto che ho giocato bene, però vinco il primo set, il secondo invece lo perdo e devo entrare più in partita il secondo. Vabbè, ma tu lo sai, te l'ha detto il maestro che hai tantissima strada davanti a te? Sì, me l'ha detto. Allora, Angela chiede a se stessa di migliorare la battuta, il rovescio, tu invece? Io la battuta e un po' meno le vole il rovescio. Va a finire che ti ritrovo giocatrice di rete? Non lo so. Può darsi. Boh, qualche punto lo riesco a fare. Quando mi tirano forte fanno i passanti, giustamente. Che gran personaggio. Va bene, ragazzi, io vi faccio tantissimi complimenti. L'appuntamento alla prossima, in giro per i tornei, sono convinto. Alla macroarea, sono convinto che mi toccherà ancora tante volte intervistarvi, perché siete molto brave tutte e due. Spero. Effettivamente. Grazie. Ciao.
terza classificata, la squadra dello Junior 24, dove abbiamo tantissimi amici. Ne abbiamo incontrato uno speciale, che è Ernesto Puricelli, ex grande giocatore e maestro lì al 24, di cui è figliola Mia. Ben trovata, Mia. Ciao. Sai che ad unanimità sei stata riconosciuta come la giocatrice di rete più forte delle quattro squadre. Grazie. Ci lavori molto a rete? No, il fatto è che ti piace molto stare lì. Esatto, è più così. Ma tuo padre è convinto o no? Cioè ti ha lasciato un po' della sua mano? Sì, è l'unica cosa che ho preso di lui. No, non è vero, giochi molto bene. Oggi vittoria, è arrivata la prima vittoria, però, che vale il terzo posto, però anche nelle precedenti giornate avete sempre fatto partite molto intense, molto equilibrate. Grazie. Raccontami qualcosa. La prima giornata non ho giocato per niente bene, ho giocato male. Infatti ho perso il singolo 6-0-6-1 e poi il doppio l'abbiamo perso 6-3-6-3. La seconda giornata ho iniziato a giocare meglio e sono molto fiera, perché alla fine stavo quasi per vincere, quasi, contro Francesca Masoni. Ho perso 3-6-5-7. Esatto, eri 5-0 avanti il secondo. Esatto, e poi per la stanchezza non ce l'ho fatta e lei ha preso il sopravvento. La terza giornata invece oggi ho vinto il singolare, ci avevo già vinto, quindi ero giusto un po' più sicura. E niente. Hai lottato anche oggi, hai vinto al super tie break. Ieri intanto al super tie break avevate perso il doppio. E allora fai una cosa, presentami tu la tua compagna di squadra. Damiana Rusciano, brava nel tennis e tutto. Brava nel tennis e tutto. Una bravissima ragazzina, brava anche nel tennis. Damiana, allora, hai vinto oggi? Sì, sono molto felice di questa cosa. Sì, lo so, ci tenevi tantissimo, hai disputato una buona partita ma anche una buona Final Four, perché le tue prestazioni sono state sempre molto 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 convincenti. Sì. Già dalla prima giornata? Sì. Mm. Nella seconda giornata ho perso un po' la convinzione che avevo nella prima, però infatti l'ho persa, però mi sono ripresa nell'ultima giornata, cioè oggi. Per me è più facile questa intervista, perché l'ultima volta che ti chiesi qualcosa tu avevi perso e mi rispondesti educatamente, lo so che hai pensato altro, ma mi rispondesti che cosa ti devo dire, ho perso. Oggi invece hai il sorriso che la dice lunga, no? Sulla tua giornata. Raccontami, dimmi quanto sei felice. Da 1 a 10, 11. Quindi puoi lavorare per migliorare. Sì, assolutamente sì. Devo migliorare il fatto che non mi devo buttare giù come da sola, soprattutto. Bene. Analisi lucida. Vi volete bene o no? Tantissimo. Sì. Ci hai pensato. Sì. Grazie ragazzi, complimenti. Grazie. Grazie. Brave tutte. Non ha durata l'intervista, perché è il vostro momento post gara, le ragazze dell'Accademia Tennis Napoli che hanno concluso al quarto posto questa Final Four, che è stata, immagino, una bella esperienza. E allora ditemi il vostro nome, il vostro cognome e come avete trascorso questi tre giorni. Incomincio da Eva. Allora, mi chiamo Eva Santoro e ho trascorso questi giorni con ansia, felicità e tristezza allo stesso momento, perché volevo vincere e ho cercato di fare il mio meglio. No, l'ho visto, hai messo sempre tutto in campo e poi scaricavi dopo la partita, perché qualche volta hai pianto, qualche volta hai pianto di rabbia, qualche altra volta forse ti rimproveravi qualcosa perché volevi fare di più, però c'è una grande volontà e già per questo dovresti essere molto contento. Sì, infatti sono alla fine contenta di essere arrivata quarta. Bene, sei di poche parole, oggi hai giocato anche bene. Grazie. Non ti ho convinto? Sì. Allora, il tuo tennis, a chi ti ispiri? Hai una giocatrice di riferimento, cosa vuoi migliorare? Allora, vorrei migliorare il gioco a rete e la mia tennista preferita è la Williams. Ah, la Williams, chi delle due? Serena. Mi chiamo Joy Spinelli e questi giorni li ho trascorsi con felicità, ansia, pressione e emozione.
Ma mi hanno detto che tra le tue attività, cioè quella secondaria e il tennis, la primaria è che fai la modella? Sì. Ah, è vero? Sì. Bene, benissimo. Però lasciamo la moda da parte, torniamo al tennis. Questi tre giorni, raccontami un po', come sono andati? Sono andati bene. Sì, sono andati bene. Sì, tutto perfetto. Magari sarebbe stato meglio aveste vinto una partita. Ci siete andati anche vicino o no? Cosa è mancato? Sì, ci siamo andati vicino. È solo che ci dovevamo impegnare un po' di più. Però sono contenta. Senti, mi devi dire un'ultima cosa. È possibile che quando Eva è nervosa e piange tu ridi? Perché l'ho visto ieri, eh? È che può andar bene così perché ridete tutte e due. Sì. Infatti io ogni volta che facciamo il doppio dico: Eva, sorridi! Vi volete bene? Sì. Sì, molto. Vedo che ci hai pensato. Avete vinto voi. Tanti complimenti, ragazze, buon rientro. Grazie. Grazie. Brave. Mamma mia, quante partite ci sono qui in mezzo. Ho paura anche di mettermi a contare, perché tra Maurizio Sarnella e Marco Faggiano, quante ore delle ragazzine, d'accordo, ma quante ore, quante battaglie tra voi due messi insieme, cioè una vita dedicata al tennis. Comincio da Sarnella, che è sempre Sarnico per noi. Hai detto giusto, Silver, tra l'altro io e lui ci siamo riavvicinati così in una partita finita 7-5 al terzo, e facendo una lotta incredibile, per dopo ha lavorato 10 anni con me, quindi porta bene essere lottatori e dare l'anima in campo. Ti ho sentito dire una cosa, Mori, che è proprio la verità delle cose quando c'è il tennis di mezzo e quando si assegnano gli scudetti, perché poi lo scudetto di Serie A, di Serie B, di Serie C, under, è sempre qualcosa di speciale. Tu hai detto, e me lo sono segnato perché la penso come te, tu lo sai, non conta il dritto, il rovescio, la battuta, conta quanto cuore ci metti e quanto lotti. Assolutamente, quello è l'ingrediente principale. Ma penso in tutti gli sport, immagina, tu sei un ciclista, immagina quelli che corrono per 80 km e sono stanchi, no? Ma devono arrivare al traguardo. Io aggiungo, il dritto e il rovescio sono delle abilità, capacità che puoi piano piano nel tempo apprendere, ma realmente conta se c'hai carattere e cuore in ogni cosa. Quindi fino all'ultimo punto ho apprezzato moltissimo la bambina dell'Accademia Tennis Napoli che giocava a fianco a me, che era sotto al tiebreak 5-1 e ha vinto il tiebreak, quindi... al di là, perché poi si cresce e si realmente realizzi che puoi iniziare a giocare a tennis dopo i 16 anni ufficialmente, quindi c'è solo formazione fino a quell'età e tutte queste cose sono componenti che tu metti dentro al calderone. È verissimo. Marco Faggiano, la tua, prima di passare poi all'analisi delle partite, quindi il confronto sarà del post gara tra voi due, sensazioni, emozioni, immagino anche felicità. Molto emozionato, molto felice per questo importantissimo risultato, ci tenevamo tanto a vincere questo titolo anche perché lo disputavamo in casa e sono contento che le ragazze hanno dimostrato in questi tre giorni di avere grande carattere e grande cuore. Abbracci fortissimi, ti vogliono proprio bene. Ci vogliamo bene perché quella è una cosa fondamentale, se c'è rispetto, c'è stima e c'è fiducia tra di noi forse hanno possibilità di esprimersi al meglio. Mauri, allora le due partite... le conosceremo tutte e due le ragazze, tutte e due straordinariamente brave. Nella prima forse, quanto è pesato, ti chiedo, l'emozione di giocare una finale? Intanto volevo ricordare, Silver, prima di parlare dell'analisi del match, e fare complimenti all'organizzazione, al Circolo Briano, che ha carattere familiare ma ci ha messo una passione incredibile, quindi a Giuliana, che a parte essere una professionista del tennis a livello arbitrale ma è anche un'ottima organizzatrice, quindi complimenti al Circolo per l'ospitalità data in questi giorni. Detto questo, tu sai meglio di me che soprattutto a quest'età conta molto l'esperienza, quindi entrare in una finale in campo, primo match, perdi 2-3 game, ti trovi sotto, non riesci più a trovare la condizione del match. Però io devo fare complimenti a queste ragazze perché abbiamo creato questa struttura, questa società nuova da un anno e quindi è un anno che siamo, un anno di vita, e proviamo piano piano a mettere un attimino tutti i coach insieme.
Se dopo un anno questi sono i risultati, c'è da sperare in ottime cose. Sì, infatti Angela gioca con me da ottobre, quindi è un anno che gioca a tennis realmente. Anita è terribile. Anita ha un grande carattere, secondo me se lo canalizza bene quel carattere le porterà tanti risultati. Non l'hai vista, mi ha mandato a quel paese. No, ma lei manda a quel paese anche il padre, quindi voglio dire ci sta. Però quel carattere va canalizzato e probabilmente si raccoglie tanto. Marco, le tue ragazze? No, io sono molto contento della partita che hanno svolto entrambe, diciamo due partite molto diverse da un punto di vista anche tecnico. La prima, quella di Francesca, come diceva anche Maurizio, ne abbiamo parlato già prima io e lui, concordo in pieno che è girata bene sin dall'inizio, perché due o tre game iniziali col killer point, con dei vantaggi, sono girate a favore nostro e quindi ha indirizzato la partita, diciamo, più dalla parte nostra. La partita di Camilla è stata molto diversa, e ha avuto una grande reazione di orgoglio, ma anche di carattere, perché per come si era messa era difficile reagire, invece è stata lì e soprattutto era contenta del fatto che aveva vinto uno dei suoi primi tie break dopo tanto tempo nel singolare, e sono molto molto felice per questo. Allora, per chiudere, perché vi conosco praticamente da sempre, con Maurizio quando abbiamo giocato contro per me è stato sempre un onore giocare, e te invece ti ho visto crescere, ti ho anche allenato, pensa a te. Ci siamo fatti vecchi, però Mauri, dopo credo 10 super tie break persi, mia figlia Camilla diceva no, ma non voglio giocare più, e io sono 2 o 3 mesi che dico guarda, girerà nel momento più importante, e poteva succedere, perché non conta tanto il risultato, ma il fatto che non si deve mai smettere di provarci. Mai, assolutamente, ma il tie break è... Se tu pensi che anche i giocatori professionisti arrivati al tie break iniziano ad avere il braccino del tennista, quindi ci sta fondamentalmente, ma si cresce, vedi, dopo tanti tie break persi magari ne vinci uno e poi dopo cambia tutto. Grazie mille ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie. Avete ricevuto voi dello Sporting Club Briano i complimenti dei capitani delle 4 squadre che si contendevano il titolo. Titolo che poi rimane qui. Certo. Anzi, non avevamo dubbi, considerando il livello agonistico delle nostre atlete, in particolare la Masoni Francesca e la Camilla Mele, a cui praticamente abbiamo dato veramente tanti tanti sforzi dal nostro club, con tutto il team, in particolare con il maestro Faggiano e la collaborazione del nostro amico e maestro Santo Anastaso. Anche dal punto di vista strutturale ci saranno delle novità? Sì, le novità sono nell'immediato. Praticamente noi faremo 2 campi con il MAPEI TNS Cushion, che tra le altre cose verrà anche coperto, quindi sia la nostra scuola tennistica che tutti gli agonisti che faranno parte del team avranno una totale annualità, quindi non ci saranno praticamente fermi invernali, perché abbiamo anche campi coperti. Nel nostro team tecnico avremo il maestro Accardo Alessandro e la collaborazione del team di Sant'Anastaso con Domenico, il maestro Mimmo, e ci aiuteranno anche 2 istruttori di secondo e di primo grado. Quindi presumo che abbiamo tutti i livelli a cui un atleta può fare riferimento. Insomma, lo Sporting Club Briano rilancia la sua scommessa. Assolutamente sì, tant'è vero che abbiamo riformulato la nostra proposta di atletica anche con una palestra estremamente professionale e con la scommessa di avere per l'anno prossimo anche la piscina a supporto degli atleti. Già da quest'anno abbiamo aperto molto prima, ci sta dando tante soddisfazioni, quindi presumiamo che il tutto avrà un contorno palesemente agonistico.